Eccoci qua, buonasera. Benvenuti. Benvenuti, siamo a Tempo di Musica. Dopo tanto tempo, finalmente siamo tutti e quattro insieme, una cosa che non capitava da moltissimo, ma non siamo da soli, come potrete vedere, perché abbiamo due ospiti oggi d'eccezione. Davide, benvenuto. Grazie, grazie dell'invito. Bella questa presentazione. Sì, molto. E Mirko. Ciao, ciao a tutti. Benvenuti. Grazie per l'invito, grazie. Allora, come state, ragazzi? Mi hanno dato i pulsantini divertenti. Sì, oggi lui è la prima volta che... Andrea è la prima volta che è in studio con la console nuova, non l'aveva ancora vista. Hanno fatto un gravissimo errore in regia a fare una cosa del genere. Proprio grave, grave, grave. Però è molto bella. La scorsa puntata ho fatto un po' io dei magheggi. Sono risultati convincenti, oggi c'è Andrea. Un po' per ciascuno. Sì, e poi c'è sempre Nicole che gestisce il computer. Io sto qua, parlo. Evidentemente Emma ha deciso di togliermi la parola dalle ultime volte in cui l'ho fatto impazzire. Ha preso il microfono proprio. È vero. Ti chiedo scusa perché oggi dobbiamo condividere le cose. Io non sono molto bravo con la condivisione. L'hai notato? Bella. Incominciamo quindi, dai, vai. Sì, ragazzi, come state innanzitutto? Bene, grazie. Bene. Un po' emozionati. Siete emozionati? Sì, un pochino, sì. Però. È la prima volta che parlate ai microfoni di una radio? Sì. Ah, quindi... Si sentirà tutto. Noi stiamo... Vi teniamo a battesimo in qualche modo, no? Dai, mi piace, dai. Tienici su, carichi. Beh, sì. Tra l'altro... Voi siete i nostri primi ospiti, quindi insomma sono le prime volte per tutti. Che onore, bene, grazie. Esatto, e come primi ospiti abbiamo due studenti, Mirko e Davide, sono due studenti dell'Accademia Cinema Toscana. Sì. E Davide segue il corso di fotografia. Fotografia, sì, di direzione della fotografia. Direzione della fotografia, e invece Mirko... Regia e sceneggiatura. Regia e sceneggiatura, e oggi sono qui perché... ci parleranno di un cortometraggio che nei prossimi giorni gireranno. Esatto. E questo cortometraggio sarà una sorta di... cioè vale come esame di fine anno. Esatto. Che poi porterà alla promozione del terzo anno, che sarà l'ultimo di Accademia. Sì, ci sarà. Perché c'è la possibilità di essere bocciati. Eh sì. Se uno non fa abbastanza o... la commissione dei professori si rende conto che non solo il prodotto ma il percorso accademico in generale è stato piuttosto scarso, lo studente rischia di non passare all'anno successivo. È difficile, molto difficile. Cioè, c'è da lavorare cosa. Comunque. Però è possibile. Sì. Beh, allora, ma voi avete studiato? Voi studiate, come funziona un'accademia? Voi studiate la parte teorica, diciamo, su... poi come diventare registi o direttori della fotografia, quindi vi preparano per diventare professionisti del mestiere. Assolutamente. E nel frattempo poi vi mettono alla prova anche a creare, a fare dei cortometraggi. Sì. E a... Devo aggiungere una cosa, vai. Perché il bello dell'accademia è proprio, sì, c'è la parte teorica, ma è subito, diciamo, quello che studi è subito messo in pratica. Cioè lo vedi subito con i tuoi occhi, quello che vai a studiare e quello che poi andrai a fare. Nel vero e proprio mondo del lavoro dell'industria cinematografica, quindi si fa un primo anno propedeutico, tra l'altro io e Davide eravamo in classe insieme, e dopo il primo anno propedeutico poi lo studente dal secondo anno sceglie il proprio indirizzo di specializzazione. All'interno della nostra accademia ce ne sono quattro, che sono appunto regia e sceneggiatura, direzione della fotografia, montaggio e post-produzione, oppure produzione cinematografica. E lo studente sceglie liberamente l'indirizzo da intraprendere, a patto che ci rientri con i posti, perché le selezioni per il secondo anno sono molto strette, soprattutto per l'indirizzo di regia e sceneggiatura. Ci sono numeri limitati per ogni classe, e passano quelli con i voti più alti all'indirizzo effettivamente scelto per primo, altrimenti si va alla seconda scelta. Anche perché tutti vogliono fare, quasi tutti vogliono fare regia e sceneggiatura, che sì, è diciamo, la classe più ambita. Sì. Quindi tu sei stato fortunato. Sono stato fortunato e bravo, dai, lasciatemelo dire. Bravo. Sono stato anche abbastanza. E dai. grazie. E ci stava grazie, questa. Grazie. E tu? No, io tu hai scelto fotografia. Ho scelto fotografia fin e sei stato bravo pure tu. Bravissimo, sì, non bravo. Grazie. Comunque direzione alla fotografia è il secondo indirizzo più scelto.
proprio perché sono, insomma, sono entrambi indirizzi molto tanto belli. Tanto il merito va subito sempre al regista. Cioè, ci sono un sacco di persone, poi è il regista che si prende il merito. Però è anche vero che se il film va male, l'unica testa che cade realmente è quella del regista. Cioè, se il film è una merda, la colpa è del regista. Sei vero, ma giusto. Però voi avete avuto le idee chiare, volevate scegliere regia e tu volevi scegliere fotografia, quindi... Noi siamo entrati voi siete, come volevamo fare. Siete entrati come volete fare e mi avete detto che c'era anche un'altra selezione, che era la selezione del vostro corto. Esatto. Perché voi il 25, 26, 27 aprile, se non ricordo male... Tra cinque giorni girerete il vostro corto, che si chiama La Confessione. La Confessione, sì. E però... siete stati scelti anche lì, perché c'è una fase molto tosta di selezione anche lì. Sì, sì, vero, vero anche questo. Praticamente a inizio anno a noi della classe di regia e sceneggiatura è richiesto di scrivere appunto delle sceneggiature a piacere. Queste sceneggiature poi vengono presentate alla commissione didattica della nostra accademia. E praticamente c'è una sorta di, diciamo, passatemi il termine alla molto larga, una sorta di competizione fra noi della classe di regia e sceneggiatura, fra i prodotti che verranno poi scelti per essere resi dei veri e propri cortometraggi. Quest'anno nella nostra classe di regia e sceneggiatura siamo in 20 e solamente 10 di noi hanno avuto la fortuna di vedersi il proprio cortometraggio realizzato. Io sono fra questi, appunto... A brevissimo andremo a girare La Confessione 25, 26 e 27 aprile. E c'è una sorta di vero e proprio pitch, e quindi si tratta di mettersi davanti a questa commissione, scelta doc e fare una vendita del proprio prodotto, renderlo il più interessante possibile alle orecchie dei nostri professori della commissione didattica, affinché appunto poi... dalla carta si arrivi a un film vero e proprio, ecco. Voi avete presentato un paper, sì, la sceneggiatura completa. Abbiamo presentato una sceneggiatura, io e il nostro produttore Giulio Malandrino, che salutiamo, ci dovrebbe star seguendo. E, abbiamo studiato io e Giulio appunto non solo la sceneggiatura, che era a una primissima stesura, poi è stata riscritta e riscritta e riscritta ancora. Ma una volta che ci siamo trovati io e Giulia, abbiamo proprio individuato i punti forti di quelli che erano la mia storia e li abbiamo portati poi a chi ci ascoltava, alla commissione, per rendere appunto quello che presentavamo il più interessante possibile, non solo a livello di tematica, ma anche proprio tentando di approcciarsi e mettersi a confronto con un mercato del cinema realmente esistente, quindi portando già l'idea di un prodotto che potenzialmente sarebbe visibile dal maggior numero di persone possibile. Sì, vorrei aggiungere una cosa, che il produttore si occupa anche dello studio di fattibilità, cioè quel corto lì lo si può fare, cosa serve, noi con i nostri mezzi, il nostro budget possiamo portarlo a termine, e al pitch andrà a spiegare anche questo, e ovviamente la valutazione è basata anche su la fattibilità del progetto. Da un punto di vista economico, dici, se avete le possibilità. Sì. Certo. Ad esempio, se volessimo fare un corto ambientato sulla Luna, ovviamente mi dicono, guarda, bella l'idea, però magari la prossima volta. Il nostro corto ha anche appunto questo vantaggio, che sarà sviluppato all'interno di una chiesa e un finto confessionale ricreato appositamente, quindi anche questo ci permette di avere una produzione, diciamo, piuttosto semplice, perché comunque abbiamo molte difficoltà del caso. Sì, sì, beh, ora ci arriviamo a parlare di tutti i dettagli delle cose e iniziamo. Abbiamo detto che questo corto si chiama La Confessione. La Confessione, sì. E direi che è quasi ora di fare il nostro shift, la nostra sorpresa a livello di grafica nella puntata. Siccome eravamo stra indecisi sulla grafica da inserire, tempo di musica, tempo di cosa, tempo di ospiti, non sappiamo cosa mettere, allora alla fine ho detto, ma mostriamo tempo di musica, però una certa ci mettiamo la locandina dei ragazzi, no? Vai, esattamente, così vediamo la locandina, La Confessione, la mettiamo in alto a sinistra prima? Esatto, che penso che non si veda molto, però intanto noi oggi siamo La Confessione
E poi vogliamo metterla anche in grande, che farà schifo. Ci coprirà un attimo, però facciamo vedere un secondo, come le altre immagini. Sì. Eccola qua. Ecco, questa è la loro... La nostra... La locandina, com'è? La nostra locandina è incredibile, fatta dal nostro montatore, Gianmaria Centonze, che salutiamo, ci dovrebbe star seguendo anche lui, Jim, per gli amici. E niente, siamo molto contenti. È molto bravo, sa disegnare molto bene, molto bella. Grazie, sì. Grazie. Grazie. Apprezzerà Jim. Sicuramente anche lui. Di che cosa parla la confessione? Allora, la confessione è una molto libera reinterpretazione e rivisitazione dell'evento più tragico della vita della pittrice di Artemisia Gentileschi, che per chi non lo sapesse ci sta ascoltando, purtroppo da ragazza subì una violenza sessuale da parte di Agostino Tassi, che era nel 1611, che era un amico di famiglia e del padre della Gentileschi. Nella nostra storia, appunto, è molto rivisitata. Abbiamo un'Artemisia Gentileschi nell'Italia odierna, è una giovane donna di 30 anni che torna nella chiesa del proprio paese natale per vendicarsi appunto di Don Tassi, quindi il prete che ha abusato sessualmente di lei da bambina. E, ci sarà tra i due questo dialogo che nascerà inizialmente da una metafora che Artemisia evocherà, la metafora di un giardino, il suo giardino distrutto, che poi si disvelerà piano piano fino a diventare una vera e propria resa dei conti in cui Artemisia troverà la sua vendetta. E ci sarà poi un finale molto particolare, di cui però non vogliamo dire nulla, o almeno non troppo, per tenere la suspense. Ma è una storia... Sembra che voi comunque abbiate reso un pochettino più ottimista, diciamo, la storia, perché la povera Artemisia nella realtà non andò a finire bene, perché... Sì, Agostino Tassi venne accusato ma del non processo, ci ma non scontò la pena. Facile, verissimo. Sì, la pena. Sì. Noi, sì, diciamo così, la mettiamo in chiave più ottimista in questo senso, perché appunto nella nostra storia Artemisia vede giustizia compiersi, se così vogliamo dire. Poi appunto l'intento è proprio quello di far interrogare chi guarderà il cortometraggio. Però sì, abbiamo una storia con un finale totalmente diverso, anche se per quello che so io, fortunatamente Artemisia Gentileschi, la vera, poi si rifece la propria vita, si innamorò, concluse felicemente i suoi giorni, quindi comunque c'è stato un lieto fine. Ecco. È una storia, la vostra, un adattamento e quasi anche una rivendicazione della figura femminile, perché è vero che Artemisia, la storia vera, si è rifatto una vita, però di fatto è dovuta scappare da Roma e andare in giro tra Firenze, Napoli e poi Londra per cercare di cambiare vita, perché dopo che era successo il fatto lei non poteva più uscire di casa, e anzi quando ha denunciato lo stupro denunciato dal padre, in realtà quasi non veniva creduta. Sì. Hai studiato, Beh, certo. Ora che noi ci prepariamo, non sembra, noi cazzeggiamo molto, però no, dai, ci prepariamo. Poi è bello, cioè, questa cosa che stiamo facendo noi è molto bella, perché poi, vabbè, non è un lavoro e cazzeggiamo molto, però il fatto che l'Università di Pisa ci dia la possibilità di fare questa radio, che poi questa è radio degli studenti dell'Università di Pisa, dove possiamo parlare di tutto, e noi gestiamo il nostro programma, scriviamo le nostre cose. È molto bello, è anche molto simile a quello che facciamo noi, cioè già avete un vostro spazio, diciamo. Sì, e questa è una bellissima opportunità. Poi grazie anche, bravi, schiacciamo l'occhio all'Università di Pisa e a Radio Eco e a tutto. E... Però mi dovete far usare anche gli altri colori, non si può sempre usare il pulsantino giallo. Senti, e fai come ti pare, cioè non lo so. Allora, vabbè, partito il momento cazzeggio, si possono provare i colori, poi torneremo sulla serietà. Vai, anche prego. Perché sono curioso. Vai, vai. Allora, abbiamo parlato del cortometraggio, della trama, mi sembra una trama abbastanza complessa. Diciamo un po' quanto dura il cortometraggio, come viene appunto strutturata la storia in così poco tempo, appunto. Direttore della fotografia. Diciamo che le tempistiche sono di per sé, diciamo che l'Accademia ci mette
giustamente in difficoltà, perché una storia così comunque complessa, come dicevi te, e noi possiamo raccontarla in, diciamo, il nostro corto massimo 7 minuti più i titoli di, compresi i titoli di coda, certo. Che vuol dire che per la storia abbiamo 5 minuti Sì, e raccontare 5 minuti, poco più magari. Tanta roba così, soprattutto molto profonda, in così poco tempo è molto difficile, cioè non impossibile, però bisogna studiarsela bene, perché sennò c'è il rischio che il messaggio non passi o che sia incompleto. Letteralmente ogni secondo vale nel nostro cortometraggio, e siamo proprio col cronometro in mano a dire... Letteralmente. Sì. Questa inquadratura dura 30 secondi, 31, non va bene, dobbiamo togliere... La torta, oppure ok, qui possiamo allungare, ok, questa magari è da sacrificare in favore di quest'altra perché ci aiuta a raccontare meglio la nostra storia, il messaggio arriva prima... stare nel limite dei 7 minuti è difficile, però fa parte appunto della richiesta dell'Accademia, proprio per imparare già adesso a stare nei tempi limite in ogni cosa, non solo nel cortometraggio ma anche nei tempi, nei giorni scelti, anche nel fornire tutta la documentazione che serve per andare a girare, i tempi da comunicare al resto della troupe, agli attori, insomma, è proprio per imparare a stare nei tempi. Perché una cosa interessante che magari per noi è scontata ma non è così tanto, il fare un corto, un fare un film, prima di andare a girare c'è tutta una fase di pre-produzione e di sviluppo che in realtà è quello che ti occupa più tempo. Sì. Perché se tu sei organizzato e pronto arrivi sul set e giri, cioè, noi giriamo in 3 giorni, però ci stiamo preparando da 2 mesi. Anche di più. Anche guarda, di più. Io, con il mio io con il mio produttore questa storia va avanti letteralmente da almeno da dicembre. Quindi per 5 minuti. Per 5 minuti. Immaginate un film di un'ora, un'ora e mezza, due. Adesso sapete perché non potete avere subito i film che volete da un anno all'altro. Perché magari le serie. Cioè almeno, esatto, o almeno le serie. Che ci sono anni e anni solamente per scriverla, la storia che volete vedere. E poi ci sono altri anni per farla e altri anni per montarla. Cioè, no, è vero, insomma, tanti anni. Quindi in qualche modo è l'equivalente delle opere pubbliche fatte dall'amministrazione comunale, con la differenza che si arriva a una conclusione. Esatto, spero che sì, esatto. Dai, andrei solo a fare l'esempio musicale, perché lo stesso rimprovero si fa ai musicisti, tipo quando fate uscire il prossimo singolo, quando fate uscire il prossimo album, soprattutto quando poi conti che spesso il singolo è una commissione della musica e del film, cioè del corto creato per accompagnare il prodotto musicale, quindi lì c'è il triplo del lavoro. Sì, però lì nel caso c'è anche il fatto che magari il rapporto del musicista con il resto del pubblico è un po' più diretto, c'ha proprio la sua faccia davanti. Il regista, magari tu sconosci il nome, però quante persone che si ricordano il viso, hanno conoscenza. Vabbè, se aspetti un film o qualcosa, non è che te la prendi col regista, fammelo uscire, no? Anche quello. Sotto la casa del regista, con le preliminatorie, vai. Magari il regista, poverino, ce la metti tutta per farlo uscire nel minor tempo possibile, però poi ci sono tutti i tempi di produzione. Vabbè, che... vale anche per la musica, comunque scrivere un pezzo, esatto. Tutto non è una roba che lo fai in un giorno. Sì, si vogliono le cose fatte come si deve, realmente ci vuole tempo. Qualità, non c'è tempo. Niente da fare. Il fatto è che però voi avete delle scadenze. Cioè, noi abbiamo delle enormi scadenze. Vabbè, però, cioè, nel caso delle... adesso no, non vorrei insultare qualcuno, però lo farò. Cioè, delle fiction di Rai 1, oddio, l'ho detto. Vabbè, comunque, quelle fiction così, che veramente io ho... alcuni miei amici hanno recitato per quelle fiction lì, sì. E buona la prima, nel senso, sì, vai, la luce è buia, chi se ne frega, vai, deve andare in onda il giorno dopo. Un po' la Boris. Esatto. Esatto. Lì, il problema è che lì hanno tempi ancora più stretti di quanto li abbiamo noi. Perché lì devono uscire a deve uscire una puntata al giorno. Sì, e se non esce... Non puoi permettertelo, perché non la mandi in onda e tutto il meccanismo... Sì, però la qualità viene meno e un prodotto non dovrebbe venire meno con la qualità. Poi è vero che il pubblico se ne sbatte... Cioè, io guardavo delle cose da bambino che
ce l'ho nel cuore, però se le riguardo adesso però un dico, posto al sole non si può guardare. Lo so. Però non si può guardare. Stai parlando con la persona sbagliata di queste cose. Forse in questo caso, cioè, siccome la qualità del prodotto in sé già non è, cioè nel senso non è concepito per essere un film che vada agli Oscar, dice beh, ma possiamo sacrificare tutto in funzione della frequenza. Però sì, non, cioè, è un po' triste, è un po' anche quello che sta succedendo un po' nel mercato, diciamo, anche con Netflix, che servono tanti prodotti, serve tanta roba da buttare perché ci vogliono dei cataloghi enormi, la gente deve avere tanta scelta. Però viene meno la qualità, così facciamo. Lo stiamo vedendo in tutto, da, dalla Disney alle cose più piccole. Vabbè, loro la qualità ce l'hanno molta, però, dai, rispetto alle altre. Cosa? Netflix e Disney. La qualità. Rispetto alla televisione pubblica, un po' di qualità c'è. Sì, vabbè, si entra in un altro campo, però dipende tanto dal prodotto di cui si parla. Cioè, ci sono delle serie Netflix atomiche, certo. Io penso a Better Call Saul, per dirne una. Stranger Things, ci sono cose che magari poi piacciono ugualmente, però se meno attenzione. Qualitativamente un po' più carina. Esatto, la regia mi dà il termine tecnico esatto. Ora ci denunciano tutti, cioè la Rai ci denuncia, Netflix ci denunciano tutti, Disney ci mette in mezzo, anche Disney. Il caso, in ogni caso, tutte quelle che sono le critiche forti, quelle che potrebbero valere la denuncia, me le prendo io. Esatto. E tanto dico, era per il meme, era soltanto uno scherzo, fratello, non, era per il meme. Quindi sono legalmente inattaccabile, cioè puoi fare quello che ti pare per il meme. Una settimana dopo arrestato. Te la giochi così. Certo. Mi ha messo soprattutto. Anche perché di norma quello che ci faceva bannare era Andrea stavolta, Ema, ti ci stai mettendo di impegno, eh? No, allora, mi dispiace, io non volevo offendere Rai. No, non lo volevo fare. Sì. Rai 1 nel mio cuore, tra l'altro, vai non dal Festival di Sanremo. Quindi... Allora, abbiamo fatto una scommessa prima, ha detto vediamo se Emanuele riesce a dire, a nominare il Festival di Sanremo. Ce l'ho fatta. L'hai fatta. Hai vinto. Applausone a Emanuele. E dai. Grazie. Bene. Sì, adesso proviamo a fare ora... Che ne so, io... Ecco. La quando anche questo, sono Sanremo. I colori, ma non mi hanno messo le targhette con cosa c'è scritto, mi ricordo. Là. C'è il giallo che sono gli tu applausi. Tu fai la prova. Il verde che è la trombetta. Il rosso che è il... Fantastico. Okay. E poi gli altri ce n'è uno per una cosa tipo dell'horror, mi pare. No, questo è quello delle fatine. Le fatine. No, questo sono i grilli. E poi forse eccolo. Molto adoro, bellissimo. Però lo metto nel rosso. Ah, quello lì è per quando fa la battuta. Comunque, raga, cioè, salutiamo Rosso che ci sta seguendo. Il nostro fan più accanito. Eccolo. Ciao Rosso. Ciao Rosso. Ciao Rosso, grande. Ciao caro, ci ha aiutato con le cose, con la grafica, è stato un rosso carino, questa volta, cioè sempre però, anche... no, sempre però, anche... cioè, okay, da schiavo nello scantinato proprio. Comunque, allora, adesso è partito il cazzeggio suo, però prima è uscito un suono molto interessante che è questo, e questo è un po' come colonna sonora del vostro cortometraggio. Potrebbe funzionare, ma magari risparmiamo anche questo qualche sordino. Non so, perché questa atmosfera di mistero, abbiamo detto, di sì. Com'è? Vendicazione, di cupore, buio, sì. È molto buio. Sì, ora magari il mio DOP lo so spiegare ancora meglio. No, molto buio, vogliamo creare comunque una situazione in questa chiesa dove c'è lei va lì per vendicarsi, quindi... L'atmosfera di certo non è, non vogliamo fare una cosa rose e fiori, molto cupa e drammatica. Sì. Ovviamente anche lì, qua l'Accademia ci mette ancora in difficoltà, perché abbiamo, diciamo, l'Accademia mette a disposizione alle troupe dell'attrezzatura. Però non possiamo usufruirla tutta, ma siamo limitati. E essendo che giriamo in questa chiesa che è abbastanza grande, le luci a disposizione non sono abbastanza per illuminarla tutta, perché per noi va bene, comunque abbiamo una... Si può dire quella chiesa, eh? Sì, sì. È la chiesa di Sorbano del Vescovo a Lucca. Molto interessante, sì. Non la conosco, avrei pensavo, detto, dire... il Duomo. Sì, raga, sì, giriamo a Notre Dame, ma purtroppo Notre Dame hanno detto no. Vabbè, anche San Martino, no. San Martino a Pisa? Non... Il Duomo di Lucca non si chiama San Martino, no. No, il Duomo di Lucca si chiama...
sono Duomo. Duomo, che grazie, esatto. Ora, qualsiasi lucchese sia in ascolto mi starà odiando. La chiesa dove c'è il sacro volto? Santo guardi volto. Me, ma non sono di Pisa, io non lo so. Un lucchese all'ascolto, non lo so, vabbè, mo perdiamo un sacco di punti. Ti metto una cosa, una pulce nell'orecchio. Noi, lei va qui in questa chiesa per vendicarsi. Lei Artemisia. Lei Artemisia. Vai te da in una chiesa e dire sì, vogliamo che succeda questo, succeda questo nella chiesa consacrata. Abbiamo un po' blasfemo, visto, dici? Leggermente. Ma è consacrata la chiesa? Sì, è consacrata. Ne abbiamo visto in questo lasso di tempo di 2 mesi o più, circa un'ottantina. No, ottantina forse un po' troppo. Però diciamo sempre in zona Lucca. Sempre, sì, più vicini possibili per comunque spostamenti, attrezzature. Facilitarci le cose. Sempre un livello di organizzazione. Però non è stato per niente facile trovarla, che ci piacesse, che il parroco fosse disponibile, che ci fossero le date. È stato un bel lavoro di produzione. Che sì, sì, è stato bravo il nostro produttore e ci ha salvato. Non è così scontato. No. Anche perché poi mi riesco a immaginare il rapporto che magari appunto lo stesso parroco... Cioè, una domanda mi era venuta in mente. Ma a fare il ruolo del prete, per esempio, ci sarà un vero prete o sarà semplicemente un attore nelle vesti? No, no, ci sarà un attore che si chiama Fabrizio Careddu, è un attore teatrale molto bravo, che ha avuto anche esperienze televisive, forse qualcuno magari lo ricorderà per Camera Caffè, lui faceva uno dei... insomma, era parte dell'azienda rivale della Digitex di Luca e Paolo. E quindi lui si occuperà di fare l'attore. Pensavo dicessi ha un posto al sole. No, no, plot twist. Purtroppo no, tutti quelli di un posto al sole erano occupati. Abbiamo potuto. Mannaggia. Sì, comunque davvero, vista la vostra trama, immagino la difficoltà di trovare una chiesa. Cioè, non spoilerò il finale, che forse mi ha messo ancora più bastoni tra le ruote, ma già la trama stessa. Cioè già la trama, quello che abbiamo potuto dire. Pensate qua che abbiamo, il nostro produttore ha dovuto mandare alla curia la sceneggiatura, che l'ha dovuta guardare e darci conferma. Non è proprio una roba così scontata. Veramente, no, davvero? No, sì, perché, è la storia vera, sì. Perché avevano paura che succedesse qualcosa all'interno della chiesa. Tu fai vedere un edificio della chiesa e loro devono essere sicuri. Esatto. Cosa andiamo a far vedere? Più che altro che no, comunque, per quanto sia finzione, però appunto è anche lì il discorso che si tratta di finzione, però non venga data un'immagine della chiesa scena. E, però siamo stati, ecco, fortunati, siamo riusciti molto a avere l'ok. Non pensavo di riuscire. Ma avete pagato l'affitto alla chiesa? No, 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 no. Ah, ecco. Fortunatamente no. Andavano nelle offerte dei fedeli. Sì, noi dovevamo andare a prendere le offerte dei fedeli per pagare la chiesa. Ma invece ci volete parlare un po' della difficoltà tecnica proprio di girare nella chiesa, quindi col fatto che dovete smontare il confessionale, cioè non smontare quello che c'è lì in chiesa, ma costruirne uno fuori dalla chiesa per questione delle luci? Praticamente dovremmo falsarlo in prospettiva, perché quelli che erano a disposizione in chiesa non andavano bene, cioè non avevamo un posto per mettere la camera, cioè troppo piccoli. Troppo piccoli, attaccati al muro, quindi anche fare un frontale dovevamo toccare il muro, era infattibile. Quindi abbiamo optato per farcelo costruire, quindi siamo andati da un falegname con le misure che abbiamo preso in base alle camere, l'abbiamo fatto costruire, che roba che l'abbiamo finito 4-5 giorni fa, abbiamo già fatto delle prove, è venuto molto bene. Poi con piccoli escamotage, magari con un dettaglio della mano o altre cose del genere, facciamo sembrare che quel confessionale lì sia effettivamente quello in chiesa, anche se poi in realtà gireremo in un teatro di posa a parte. Esatto. La magia del cinema. Esatto. Sono due posti diversi, ma assimilerà un unico posto. Io sono rimasto sconvolto quando sono andato a Cinecittà a vedere la casa del medico in famiglia e io pensavo che fosse quello il set, invece era soltanto un edificio esterno e dentro... nulla. Nulla. Io ero sconvolto. Mi hanno distrutto un sogno dell'infanzia. È la magia del cinema. Sì, è una delle bellezze del nostro mestiere. Noi in un certo senso ci ricreiamo e ci rimanipoliamo la realtà a nostra scelta. E quindi riusciamo a far collimare due posti in un solo posto.
e avremo delle luci che naturalmente non ci sarebbero, una situazione che naturalmente non ci sarebbe. E poi sì, sulle difficoltà di girare in chiesa, vabbè, chiaramente problemi che possono derivare dall'acustica, perché in chiesa, qualsiasi chiesa, c'è il rimbombo, c'è l'eco. Un altro problema che abbiamo fatto delle prove, che abbiamo riscontrato, che ok, la chiesa è bellissima, fuori c'ha un prato, molto animaletti che vivono la loro vita, ci sono un sacco di passerotti, quindi con i microfoni che sono molto sensibili, si sente questo cinguettio che in realtà ci spezza un casino quello che vogliamo noi, però in realtà si troverà al mondo, non sarà un problema, però è molto, cioè, basta poco. Ma non c'è un modo di eliminarlo in post-produzione? Se sono ignorante di questo, ve lo chiedo proprio, mi rimetto voi esperti. Bisognerebbe chiedere al nostro post-produttore, che mi sta già scuotendo la testa. Forse qualcosa si può fare, ma direttamente uno sia lì in presa diretta, abbassando qualcosa già si pulisce un po'. So bene, poi tecnicamente cosa si abbassa o no, poi con un lavoro di post di sicuro si può migliorare. Anche perché si lavora con dei panoramici dall'alto, immagino, per catturare il suono. Abbiamo il boom, sì, e dei lavalier per i dialoghi, che sono quelli che si attaccano qui. Sì. Quindi il microfonone, quello ambientale, che magari tutti avranno visto, senza il pelo, però è il microfonone quello, e sì, i microfoni appositi per gli attori nascosti. Che sono nascosti, che messi o nei capelli o sotto i vestiti, esatto. Si parla e si sente molto chiaramente. Tutte le attrezzature che usate sono vostre? Sono dell'Accademia? Sono di Accademia, almeno per il secondo anno siamo obbligati a usare attrezzature dell'Accademia, e come vi ho detto già, sono limitate. Neanche tutte le possiamo usare, sia quanto riguarda camere, luci che audio. E questo perché? Perché c'è questa limitazione? Bella domanda, però mi sono dato una risposta. Io penso che sia per metterci in difficoltà, perché comunque siamo lì. Addirittura. Per dire, guardate, questi sono gli attrezzi che vi sono concessi in questo momento, fate il meglio che potete, poi in futuro si vedrà, però per ora avete questo e con questo dovete fare. Perché ritorniamo a quello che dicevamo prima, che questo è un corto, sì, però funziona da esame, quindi devono valutare le vostre capacità e potenzialità. Però il bello è che ci lasciano, cioè non è che sì, ok, è un esame, quindi c'è l'Accademia che ci sta dietro, no. Ci buttano, fate il corto, cioè ci sta dietro, per l'amor di Dio, perché ci sta dietro, però un buon 90% di quello che andiamo a fare sta a noi, poi c'è una supervisione, ok, siamo perennemente invitati, non invitati, in realtà siamo obbligati a tenere l'Accademia in aggiornamento su ogni fase del cortometraggio, quindi dalla ricerca degli attori fino alla ricerca delle location, l'utilizzo delle attrezzature, ogni aspetto. Anche per le luci, comunque, con il mio professore. Assolutamente. Se ne parla, magari dei consigli o altro. Sì, ci confrontiamo con i nostri professori su quelle che possono essere le difficoltà specifiche. Siamo seguiti, però comunque. Però la chiesa li hanno trovata da soli, gli attori li hanno trovati da soli, lo studio di posa da soli, abbiamo fatto costruire da soli il confessionale. La gestione del budget è lasciata al nostro produttore, che fa da solo. E quindi ma fino a questo momento siete riusciti a entrare nel budget? Avevate un budget dal quale partire? Come avete gestito i costi? Allora. Vai te? Vai. Allora, funziona che l'Accademia dà una piccola base di partenza economica a ogni cortometraggio che viene selezionato, che sono circa 250 euro. Che servono a Sono nulla. Partiamo da questo presupposto, sono nulla. Però servono a coprire delle primissime piccole spese che possono arrivare, come appunto magari il noleggio della location, piccolo catering durante i giorni di ripresa, di modo tale che nessuno muoia di fame, soprattutto i macchinisti e gli operatori tecnici, insomma le piccole spese che ci devono essere inevitabilmente. Poi sta ai produttori trovare ulteriori fondi, e il modo per trovare i fondi da parte del produttore può essere qualsiasi, a patto che ovviamente sia lecito e legale, niente cose strane, niente spacci di cocaina all'improvviso. Forse. Non si può dire qui almeno. Tanto ormai, voglio dire.
E quindi poi ha il produttore che si occupa di trovare più fondi possibile e quelli che trova li tiene, ma devono essere poi ovviamente anche fatturati. L'Accademia deve sapere perfettamente dove vengono messi questi soldi, per cosa vengono spesi. Okay. A me mi era venuta una domanda, la stavo scrivendo perché sennò me la stavo dimenticando. E voi avete avuto anche la fortuna di non pagare l'affitto della location, perché avete girato in chiesa, non so altri, però qualcuno, qualcuno ha dovuto sì, pagare, quindi sì, già un parte di budget. Però quelli che abbiamo speso, non abbiamo speso per la location, abbiamo speso per fare poi il confessionale. Esatto. Ah, dici, sono... Il falegname che ci ha costruito i pannelli non l'ha fatto gratis. Ah certo, dici, risparmio da una parte e li spendo da un'altra. E poi penso che l'attore che venga non venga gratis del tutto. No, l'attore avrà un piccolo comunque rimborso spese più... piccolo pagamento, ecco. Perché gli attori sono tre. Gli attori sono tre, di cui, vabbè, di uno vi possiamo dire che è un ragazzo della nostra Accademia Gemella, che è l'Accademia di Recitazione Toscana, ma non possiamo dire altro sul suo personaggio, ci fermeremo qua. L'attrice protagonista è anche lei, un'attrice di questa Accademia Gemella, e poi c'è appunto l'attore di cui vi parlavo poco prima. Quindi sono tre attori. Tre attori, pagato soltanto uno perché è professionista, sì, e gli altri sono studenti. Gli altri due sono studenti e ci fanno anche il favore, insomma, di non chiedere soldi. No, insomma, ci aiutiamo a vicenda, ecco. Invece per la colonna sonora, hai scritturato la parte, insomma, come si è svolto? Allora, per la colonna sonora abbiamo questo compositore molto bravo, Matteo Marrella, che al momento si trova a Milano, ma lui si è diplomato al Conservatorio di Lucca, è un produttore musicale molto in gamba, e ora purtroppo ancora non c'è stato il modo di avere da lui una composizione musicale vera e propria, anche perché il compositore lavora una volta che ha già un montato davanti agli occhi. Questa è una cosa bella che anch'io ho scoperto da poco, praticamente la colonna sonora è costruita sul montaggio. Cioè, esatto. Tu vedi già il prodotto finito e ci costruisci la musica sopra, quindi esatto. Il compositore, attraverso l'emozione che vede, vuole far passare, fa la colonna sonora, esatto. Che per me è una figata, non lo sapevo, lo giuro. Di modo tale che lui stesso venga ispirato da ciò che veda, esatto. E quindi vada a comporre la miglior musica possibile. Ah, e poi scusate, mi sono dimenticato di dire, i nomi degli attori sono Livio Egizio, Marika Favilla e... Fabrizio Carrello. Ma invece per quanto riguarda i costumi, non saranno così, cioè nel senso, no, non sono così tanti perché sono solo tre attori, però per quel campo cosa avete pensato di fare? Anche lì fortunatamente ci sono venuti in soccorso gli attori, l'attrice protagonista userà vestiti che ha suoi, anche perché fortunatamente è semplice, trattandosi di una storia nei giorni odierni possiamo permetterci questa cosa. Laddove avessimo voluto fare la stessa storia ma ambientata nel 1600, proprio all'epoca di Artemisia Gentileschi, la spesa dei costumi era una cosa che dovevamo ovviamente preventivare, anche tanto. Anche decorazione chiesa sarebbe stata poi un'altra cosa. Esatto. Assolutamente. Quindi sì, principalmente saranno gli attori stessi che si forniranno i costumi, a parte Don Tassi, che probabilmente li procureremo noi la camicia da prete apposta. Con il collettivo, con il colletto specifico da... prete. Quindi anche la scelta della reinterpretazione in chiave moderna è partita con l'idea di abbassare i fondi, oppure quello di abbassare i fondi è stato soltanto una fortuita coincidenza? È stata, diciamo, una fortuita coincidenza. Io mi interessavo molto di più che la storia fosse ai giorni nostri. Questa domanda non la faccio per essere stronzo, era perché almeno magari sottolineava proprio il tipo di spirito che probabilmente volevate. Sì. Ora, io non c'entro niente con la scrittura, anche perché non so scrivere, però quando, da quello che ho capito, da quando uno sceneggiatore scrive non può stare lì a pensare budget, non budget, deve essere libero di essere creativo al massimo. Poi quando siamo in fase di sviluppo e il regista parla con me, allora, questo non si può fare, questo si può fare in un altro modo, e si trovano poi una via di mezzo tra creatività e fattibilità. Beh, questo... Cioè, Nanni Moretti dice: a me non me ne frega nulla del budget, dei costi, io ho fatto un preventivo dei miei film e poi ho sempre speso molto di più rispetto a quello, lui può farlo, ma lui si autoproduceva, quindi sì, magari è diverso. Sì,
Sì, però in generale assolutamente, tu magari dici, ok, con questa cifra X dovrei riuscire a portarmi il film a casa, poi molto probabilmente la cifra X ad aumentare, perché è il cinema. Quello è un po' tutto, ogni preventivo di qualsiasi cosa alla fine sì. È difficile che si siano precisi. Sì, sono spese in periani corso, in periani riaggiornamento. Ecco. Imprevisti, qualsiasi cosa. Sì, soprattutto gli imprevisti. Servono un sacco. Soprattutto gli imprevisti. Ma questo film, questo corto, è femminista? In che senso? Bella domanda. È una rivisitazione della storia di Artemisia. Abbiamo detto all'inizio un'Artemisia che non è succube o che non subisce lo stupro, non si nasconde in qualche modo, no? Ma vuole andare fino in fondo e cerca una sua personale vendetta, in qualche modo rivendicazione, no? Mm-hmm. E questa lettura può essere considerata femminista secondo voi o non ha nulla a che vedere? Allora, è una domanda molto importante. Magari sì, per chi la vuole vedere in questa maniera, non era mia intenzione fare una storia prettamente femminista, anche perché non ne avrei le capacità, cioè ci vuole qualcuno che sappia realmente il femminismo e lungi da me, sono ignorante in materia, dovrei farmi anni e anni di studio. Io volevo semplicemente portare una storia che però avesse una base che non fosse femminista, fosse proprio umana, cioè qualcuno che vede questo film e pensa a una cosa che potrei fare anch'io, a prescindere dal sesso di cui si sta parlando, cioè l'emozione che vorrei portare, la tematica di cui vorrei parlare e che sto cercando di scavare, appunto, vuole andare al di là di femminista o non che, femminista. Che alla fine è questo il femminismo, che siamo tutti esseri umani, cioè, al di fuori dal sesso altro. Esatto, non sono proprio posto il problema del sesso. Vuoi che lo spettatore si faccia delle domande e in qualche modo cambi, che rifletta in un certo senso sì, e che sì. Quando inizia a vederlo poi finisce che rimanga qualcosa allo spettatore che sta lì e si chiede sì. Se lascio lo spettatore uguale a com'era prima di aver visto il mio cortometraggio, ho sbagliato qualcosa, devo farlo riflettere, devo scuoterlo proprio. L'arte deve far provare emozioni. Se non fai provare qualcosa, non è arte, secondo me. Bello. Quindi hai anche cercato una storia che rappresentasse un po' questo concetto? Beh, sì, ci ho provato quantomeno, sperando di esserci riuscito almeno in parte. Sì. Ma visto che parlate di spettatori, cioè nel senso, ok, il corto è il vostro esame, però lo vedranno anche altre persone? Sì. Ci sarà la giornata del cinema della nostra accademia, appositamente dedicata, che è il... Non me lo ricordo. Eccolo lì. Scusate. Mannaggia, tutta questa fatica a girare il corto, poi viene bocciati perché non ci si ricorda la data. Poi non di Artemisia Gentileschi, ma... questo mi ricorda il mio recentissimo esame di istituzioni di storia della filosofia. Perfetto. Miseria, Andrea, cioè è un passaggio della tua vita questo esame, non fai che parlarne da giorni. Non fai che parlare da giorni, devo fare delle domande che vabbè, ora non è questo l'argomento, però... È stato particolarmente sofferente. Ci sarà questa giornata. Comunque vedrò di fare avere le date il prima possibile e comunicarvele. È aperta al pubblico, quindi chiunque volesse può comunque venirsi a vedere il nostro cortometraggio, più tutti gli altri cortometraggi dei nostri colleghi e compagni di studi e anche i prodotti di fine anno degli studenti di terza, i quali porteranno degli episodi pilota di serie TV. Fatti da allora. Scusate l'ignoranza, non so cosa sia un episodio pilota di una serie TV. È praticamente il primo episodio, quello che fai vedere per poi vendere la serie. Ah, tipo l'episodio da prova zero. Sì, esatto. Okay. Esatto. Cioè, quindi hanno scritto un'idea di serie. Esatto, precisamente. E poi in teoria sarebbe che a fine anno fai, se riesci, che alla fine tutti i prodotti sono di Accademia, che è lei la produttrice, quindi... È lei che gestisce quelle cose lì. Voi non avete diritti sul vostro corto, su quello che voi fate? Diritti di sfruttamento commerciale? No.
quindi rimane all'Accademia, voi non potete portarlo in giro. Noi possiamo portarlo in giro, possiamo portarlo per festival, che ad esempio è una cosa che vogliamo fare, stiamo contando con la confessione, però dobbiamo avere prima il permesso dall'Accademia. Esatto. Se lei non vuole, no. No. Quindi per vedere il vostro corto c'è solamente quella opzione lì? O ah, speriamo di riuscire a farlo uscire. L'altra cosa che stiamo puntando è, c'è questa piattaforma che si occupa di cortometraggi e basta, che si chiama WeShort, e la stiamo puntando enormemente perché è straconsigliata da andare a vedere. Sì. Sono cose veramente esatto, ci sono prodotti veramente molto validi, e quello è un ottimo modo anche per noi per farci vedere per quello che abbiamo fatto, per le nostre competenze. Quindi sì, festival e WeShort e giornate del cinema per vedere la confessione. Mi è venuta una rapidissima domanda. Quando hai detto prima potrebbe essere che l'Accademia decida di non farcelo portare a un festival, eccetera, quale potrebbe essere? A parte magari, immaginiamo che non venga bene, sono sicuro che verrà benissimo, ma grazie. A parte quello, perché l'Accademia potrebbe voler non farvelo portare magari a un festival, farlo conoscere? Ma non ti saprei dire con precisione nemmeno io, immagino che sia prettamente perché semplicemente non si trovano gli accordi di distribuzione necessari tra l'Accademia e il festival o chi per loro, e quindi la cosa rimane lì. Ok, stop. Quindi soprattutto è tutto complicato. Sì, sì, è molto burocratica comunque la cosa. Scusate, c'era venuto in mente che noi possiamo seguire il vostro corto e quello che voi fate, insomma, come si evolvono anche le riprese, perché c'è un profilo Instagram. Sì, Instagram, certo. E sì. Lo scriviamo in chat se ce lo date, vai. Così sì, chi ci ascolta rimane e possono andare a controllare tutto. Scarico. Allora. Ok, vai. Proprio. Momento pubblico. La confessione. Certo. Short movie. A trattino basso confessione trattino basso short movie. E qua io ieri sera vedevo delle storie che avete già iniziato a pubblicare qualcosa. Sì, la locandina che abbiamo sopra, esatto, in alto a destra, l'abbiamo rimessa prima. Esatto. Vai, la confessione short movie. Sì, tutte, si vede anche il confessionale, la costruzione del confessionale. E il fatto che lo dipingiamo, perché siamo molto low cost, abbiamo dipinto noi poi i pannelli. E c'è anche un link laddove qualcuno volesse farci appunto una piccola donazione, che ci può aiutare tantissimo, perché appunto la nostra fonte principale per questo corto è crowdfunding, quindi chi dona riceve una ricompensa in cambio a tema della confessione. E ci aiuta enormemente, anche davvero 5 euro possono fare la differenza, letteralmente, per fare al meglio questo prodotto. E poi più sì, troverete appunto piccoli backstage, momenti anche non spoilerare, falli controllare. Dovete andare sulla pagina. Andate sulla pagina, assolutamente. Non so, all'inizio Nicola aveva fatto riferimento a dei quadri di Artemisia. Sì, perché giusto. Non la conoscesse o non l'avesse presente. Vogliamo fare il momento cultura? E dai, questa puntata comunque è troppo colta per i nostri standard. Veramente ci stiamo superando. Più ospiti, raga. No, vabbè, siccome i ragazzi ci hanno parlato del loro spunto preso da Artemis Gentileschi, credo che il quadro che anche loro apprezzano moltissimo, e che più è correlato alla vicenda, che più l'ha ispirata, a quanto ho capito, sia Giuditta che Decapita Oloferne. Adesso cercherò di mostrarvela mentre parlo. Incredibili skill di, cose insieme, di condivisione, fantastico. Ok, e bella, così la stiamo vedendo. Sì. E il fatto che, wow, quanta cultura, troppa cultura. E siccome prima abbiamo detto che comunque la vera Artemisia, quella storica del 600, non ha avuto troppa vendetta, rivendicazione, giustizia, perché Tassi non scontò la sua pena, lei, diciamo, dipingendo i suoi quadri cercò questa rivendicazione che la vita non aveva avuto. E qua infatti in questa Giuditta ci dovrebbe essere proprio un ritratto di Artemisia che, uccidendo un uomo, che vabbè, è l'episodio biblico di Oloferne, però comunque uccidendo un uomo, attraverso questo sangue rivendica quello che è stato sottratto. Questo, come, sperando di non dire cavolate, c'è qualche professore di storia dell'arte in connessione che mi sta sentendo, ma anche nel quadro Susanna e Vecchioni ci dovrebbe essere la rappresentazione di Agostino Tassi, uno dei due uomini è proprio Agostino Tassi.
tiro fuori questo. Sì, esatto, perché nel 600 esatto, questo l'uomo tema con i capelli e la barba nera dovrebbe essere lui. Di Susanna e i vecchioni prende proprio la connotazione dello stupro, cosa che in tempi esatto. precedenti non c'era, e i vecchioni dovrebbero essere vecchi, appunto. Cioè, vecchione dice il titolo, dice la storia biblica, ma quest'uomo è alquanto giovane, esatto. quindi deve essere una scelta proprio sua di insomma rappresentare il suo aguzzino in qualche modo. Cioè, bella ragazza, questa puntata, cinema, arte, cioè, troppa cultura, veramente. Musica, abbiamo parlato, abbiamo parlato dei compositori. Abbiamo insultato pure delle serie TV, insomma, abbiamo fatto tutto. Quella completo. È stata la parte più bella, diciamo. Possiamo continuare se volete. No. Poi, per par condicio, devo parlare di Sanremo. Comunque mi stupisce che tu ti stupisca del fatto che noi siamo dei cazzeggiatori. È vero, però, insomma, ci impegniamo anche. Ma io non mi sono stupita del fatto che oggi non lo siamo stati. Appunto, cioè, no. appunto. Indicazioni un po' chiare. Noi non lo siamo di solito, non lo, cioè, siamo un po' così un faciloni, po' però, però dai, sennò poi passa che noi siamo quelli lavativi. No, anche perché sennò non saremmo venuti, dai. Oh, grandi ragazzi, grazie, va, mille applausi. Ma nessuno voleva dire questo, cioè. Ah, è a quello che serve la levetta. È un mixer, alza il volume. Lo so, ma per me è quello lì. No, adesso mutiamo quello che piange, quello verde. Cioè, ci voleva proprio. Vabbè, io comunque direi che per questi ultimi 5 minuti così si parte il cazzeggio. Meno che non manchino cose molto, molto serie di cui parlare. Sì, no, non so se ci siamo dimenticati. Vai. Da come è formata la troupe. No, giusto. È una cosa abbastanza importante. Allora, vabbè, io appunto sono il regista, insieme a me c'è un altro regista che è Emanuele Giuliano, che mi è stato affiancato e meno male direi, perché sono molto contento di collaborare con lui in quanto regista, è molto bravo, ha abbracciato subito il progetto, ha capito subito le mie intenzioni e le ha amplificate e migliorate. Poi c'è Giulio Malandrino, appunto il nostro produttore, il nostro incredibile produttore che è riuscito a fare dei miracoli, tra cui appunto trovarci la chiesa, trovarci il confessionale. C'è Serena Pardini, la nostra altra incredibile direttrice della fotografia. Sì, la mia collega, ormai siamo una cosa sola, pensiamo le cose insieme, quindi sì. Si sta volando. È una macchina, è veramente bravissima. E poi c'è Gianmaria Centonze, Jim per gli amici, il nostro montatore e post-produttore, anche lui capace di fare magie dalla sua postazione di montaggio. Un mostro. E a questi poi si aggiungono tutti i nostri assistenti e arriviamo... Che praticamente sarebbe, spieghiamolo. Vai. Queste 6 persone siamo la troupe originale, i capi reparto, quelli che gestiscono, quelli che comunicano con i registi e si fanno, abbiamo... Perché il compito del regista, secondo me, sono le cose fondamentali che deve fare sono 2. La prima è direzione di attori, perché non c'è nessuna che la fa per lui e... No, anzi, non ci deve essere non ci nessuno, deve essere nessuno gli attori a parte regista. Dare l'intenzione e tutto. L'altra cosa fondamentale è deve dare la vision, cioè lui in testa c'ha la sua immagine, come deve venire il corto, lo stile, la fotografia, tutte le cose. E deve riuscire a dare quell'immagine a tutti i capi reparto, cioè parlare con me, parlare con il montatore, parlare con lo scenografo. E tutti devono essere in simbiosi. Il compositore. Il compositore, tutte le figure che ci sono. E devono andare perché tutti i reparti artistici. Se qualcuno non capisce bene quello che vuole lui, che l'idea che vuole dare lui, basta una singola parte che vada in un'altra direzione, che tutto il corto, tutto il film viene giù. Quindi i compiti del regista sono questi. Sì, sì, perfettamente d'accordo. Potere di manipolare la realtà. Esatto. Ha dei costi sì, da questo punto enorme. Di vista. Cioè devi assicurarti che chi la manipola con te ha capito esattamente come la vuoi manipolare e fino a che punto. Però non mi ricordo, lo stavo dicendo prima. Stavate presentando la squadra. Ah, e esatto. Poi... Che abbiamo altri compagni che sì, hanno i loro corti dove loro sono DOP o registi, però che ci vengono a dare una mano sul set. Che sul set, quei 3 giorni, saremo non 6 ma 20 persone. 20. Per fare 5 minuti, 20 persone, 3 mesi di preparazione. Un cortometraggio accademico. Quindi io vi lascio ulteriormente immaginare quando si tratta di un vero film. Tutti i nomi
che vedete nei titoli di coda, che poverini, Andrea Broletti, perché la gente si fa veramente un gran mazzo. Tutti artisti. Sono tutti artisti, e tutta gente che probabilmente sta avendo una famiglia che si sfascia per stare su quel posto di lavoro. No, no, beh, ma è vero, ma stare dietro a un artista da parte di una famiglia non è mai per niente facile. Ma quindi vi scambiate un po' le squadre in questo modo? Se dite che altri ragazzi che hanno il loro progetto, vengono ad aiutarvi. Io come direttore della fotografia con Serena siamo i responsabili, dobbiamo dirigerli, ok, tu fai quello, tu fai messa a fuoco con la camera, c'è chi mette le luci, perché comunque in chiesa è grande, c'è da mettere una luce lì, una luce qui, dobbiamo girare nelle 9 ore che abbiamo, bisogna essere veloci, e qualcuno che ci dà una mano a montare, smontare, tutto ci vuole, e sono i nostri compagni, come io sono già andato su un corpo di mio compagno a dare una mano, verrà lui a dare una mano a me. È bello come cosa. No, poi sì, infatti più questo ti volevo chiedere, se anche voi d'altra parte fate la stessa cosa, andate ad aiutare gli altri. Beh, si crea un bel clima di famiglia alla fine, molto carina. Serve proprio a creare dei rapporti di collaborazione lavorativa che poi futuro ti può portare avanti in futuro, esatto. Una sinergia. Esatto. È basilare per fare questo lavoro. Mi è piaciuto questo termine acculturato? Cercava sul cellulare. Però questa è la prima volta che gestite un set in qualche modo? Allora, io da regista e sceneggiatore vero e proprio, sì. Sì, ho fatto, ho avuto altre esperienze, ma molto amatoriali, fra amici. Poi ho avuto, sempre tramite l'Accademia, poco tempo fa, la possibilità di fare da aiuto regia, non da regista, è un ruolo un po' diverso, però sempre all'interno dell'ambiente accademico, sì. Da soli no, mai, al di fuori. Poi, per il ruolo da direttore della fotografia è molto difficile, perché essendo molto tecnico, che devi avere conoscenza di come funziona la camera, come funzionano le luci, sarebbe stato molto difficile arrivare così ancora in accademia a essere direttore. Senza uno studio prima? Sì, esatto. Io la vedo così, perché si può studiare da soli, ma sono tante cose da sapere. L'Accademia ha aiutato tanto. Sì. E non avrei potuto farlo quest'anno il direttore se non avessi avuto la preparazione dietro, che è quello che collega la parte creativa dalla parte tecnica, cioè la rende poi reale, quello che vedi. Beh, certo, cioè è uno studio, sì. Immagino, non è che arrivi, Dirigo, ciao, esatto. Ne vado. No, anche perché non ti crede nessuno, cioè soprattutto devi dimostrare cosa sai fare prima, e poi forse ti fa anche l'autorevolezza, è giusto. È molto importante, anche il rapporto con gli altri e come ti approcci agli altri. Non è che puoi andare da un assistente, tu vai lì e fammi quello, sì, puoi farlo, però lunga ti manda a cagare. Sì, ti fai terra bruciata da solo, e una volta che hai finito collaboratori, non lavori più. Una brutta Romeo. Beh, a meno che non siate la troupe di Boris, come dicevate prima, che allora lì... Allora funziona. Funziona, insomma. 25, 26, 27 aprile, ricordiamo. Voi girerete. Pregate per noi. Siete pronti? Siete carichi? Siamo carichi. Carichi a pallettone. Sì. Andiamo a confessarci anche noi. Per no, vabbè, a parte gli scherzi. Ridendo e scherzando, abbiamo fatto un'ora di intervista, cioè, nel senso, mi sembra che sei riuscito a farla filare bene e a raccontare, comunque a presentare nel modo migliore possibile. Ci siamo impegnati anche noi per dare onore alla vostra bellissima idea, al vostro bellissimo corto. Spero che sia nato un po' di interesse dalla parte degli spettatori. Speriamo. Comunque l'hanno seguita sta puntata, poi comunque la puntata rimane, lo ricordiamo sempre, su Twitch per una settimana circa, poi viene esportata su YouTube, lì rimane per sempre, quindi possiamo rivederci. Esatto, magari il giorno prima della presentazione di tutti uno vede questo video, fa no cavolo, domani corro a Lucca a vedere il cortometraggio dell'Accademia. Certo. Non possiamo stare sul set degli esterni, non si può. Io so perfettamente che il nostro produttore a questa domanda risponderebbe no. Ma non c'è adesso, quindi... mi dispiace. Esterni, per un discorso di sicurezza, è il fatto che siamo in una chiesa consacrata. No, certo, perché voi non girate all'aperto, all'esterno. Quindi magari uno passeggia, che cosa stanno facendo? Fammi vedere. In realtà, anche fosse all'aperto, si potrebbe, ma a una debita distanza. Perché il set viene sempre blindato.
camminate leggermente si sentirebbe il suono. Poi magari la gente chiacchiererebbe. Esatto, meno persone ci sono, solo quelle indispensabili. E non si fanno mai più riprese. Però magari dai, dal lontano, dal cima al campanile, potete venire. Perché io vedevo... il binocolo invece che fare bird watching, fate produzioni di cortometraggi watching. La confessione watching. No, perché ci sono dei video in giro che dicono, ah, oddio, qua stavano girando delle cose, eccetera, e... però vabbè, sei di passaggio. Sì. Io ho assistito a un set tra di una pubblicità, che era a Piazza Navona, e giravano di notte. Ed era visibile alle persone che passavano di là. Ovviamente se giri però... in una città o altro, so di gente che ha bloccato strade enormi di città per i film. Tipo... e non è che dici, no, scusa te, vai là e non guardare. Tipo Michael Bay che si prende praticamente l'intero centro storico di Firenze, però quelli sono casi eccezionali. È bellissimo quella cosa lì che c'aveva un sacco di soldi. C'erano degli assistenti che un professore aveva fatto anni fa, uno dei nostri professori, faceva l'assistente che si occupava di stare in una strada per quando davano il via con le violine, via le riprese, mi stava lì e non faceva passare non faceva passare nessuno, solo per una strada, quindi c'erano tutti gli assistenti per ogni lavoro, strada, tipo vigile urbano, esatto. No, qua girano un film, esatto. Vai dall'altra parte, fatti tutto il giro di Firenze per poi arrivare a casa e non tua. Solo tutti i negozi in quella via sono stati pagati per la mancata incasso della giornata, per il mercato, incasso della quindi li hanno fatti chiudere, ma super produzioni qua a livello di altissimo. Allora ragazzi, grazie per questa, grazie davvero per questa giornata. La confessione, cortometraggio di Mirko e Davide, che sono i nostri ospiti di oggi. Ciao, gireranno tra poco e buona fortuna. Grazie mille. In bocca al lupo. Grazie mille. Va bene raga, quindi ci salutiamo tutti quanti, ringraziamo ancora una volta i nostri ospiti, ringrazio i miei compagni con cui ho condotto l'intervista oggi, gli applausi oggi veramente si sprecano e niente, noi vi salutiamo, ci rivediamo tra un paio di settimane con Tempo di Musica, nuove sorprese. Saluta Rosso, sei ancora collegato, mi raccomando. Non lo so, il nostro fan più grande che si è un po' offeso perché ha detto solo questa volta, vabbè non so, ma poi ne riparliamo. L'argomento va bene. Discusso la prossima volta sarà sorpresa, quindi. Sorpresa, ma come sempre, questo lo sappiamo. Quindi un grande bacio a tutti, ci vediamo prestissimo, salutiamo ancora Mirko e Davide, vi salutiamo grazie anche noi, mille. Ciao. Ciao ragazzi, ciao, grazie a tutti.